Negli ultimi anni dimenticava tutto. Giuseppe! Scambiava le persone. Ma che cosa aveva? Alzheimer. Uscirà nei cinema del circuito UCI il 28 marzo Ho sposato mia madre, l'ultimo film di Domenico Costanzo, regista e coautore di diversi film di Leonardo Pieraccioni, con, tra gli altri, Nicola Pecci, Rosanna Susini, Sergio Forconi. Quando scopre che l'amata madre è malata di Alzheimer, Saverio è costretto a portarla in una RSA. Leggendole alcune lettere d'amore del padre, che ritrova casualmente, riscopre le emozioni nascoste dietro l'assenza della malattia. Decide quindi di metterla in scena, riuscendo ancora una volta a connettersi con la madre. Il film, che ha vinto 21 degli oltre 80 festival in cui è stato presentato, ha una base autobiografica. Le lettere del padre alla madre le ha veramente trovate casualmente il regista. La scintilla per la trama è scoccata un giorno in cui Domenico Costanzo era andato a trovare la madre nella RSA. Nella struttura, insieme a lei, c'era un anziano pugile che nessun parente andava mai a visitare. Quando però Costanzo gli ha mostrato un filmato di un vecchio incontro di pugilato, lui lentamente, ho visto gli occhi, gli si spogliastavano leggermente e gli iniziavano a scendere lacrime. Questo cosa significa? Significa che l'emozione e la reminiscenza delle emozioni è più forte di qualsiasi malattia. Sai qual è la cosa che mi fa più paura? Non ricordarmi più di te.